movimento come Cassandra, figura mitologica dell'antichità che prevedeva il futuro senza essere creduta. Non ci hanno ascoltato, eppure avevamo ragione. A Genova, Vandenberg, sociologo delle Filippine, sosteneva che l'attuale sviluppo del capitalismo avrebbe provocato drammatici cambiamenti climatici. Da Borgoccio, dalle discariche di Nairobi, padre Alex Zanotelli prevedeva un continuo ricorso alla guerra per proteggere le ricchezze di pochi. Susan George, dal Forum Sociale Mondiale, annunciava che se non si fosse fermata la finanziarizzazione dell'economia, una crisi spaventosa avrebbe travolto l'Europa e non solo. Allora avevamo raccolto 150.000 firme per la Tobin Tax, ma tutti, economisti e politici, ci dicevano che eravamo pazzi. Oggi la tassa sulle transazioni finanziarie è sostenuta da tutti i principali governi europei, ma nessuno ci chiede scusa. Questi sono i famosi mercati, o più semplicemente i meccanismi che spiegano perché il mondo è un insieme di obesi da 150 kg e di denutriti usciti da un campo di sterminio. Quando abbiamo cominciato a scrivere il libro, io avevo una convinzione che un personaggio di altissimo livello degli apparati dello Stato fosse disponibile ad incontrarmi, a raccontare il perché di certe scelte compiute da chi stava dall'altra parte. Lo chiamo il 7 settembre, gli parlo del libro e lui accetta subito di incontrarmi a Roma 3 giorni dopo. La ringrazio per aver accettato di incontrarmi. Con Lorenzo Guadagnucci stiamo scrivendo un libro per il decennale di Genova. Ci interesserebbe molto sentire anche il suo punto di vista. Ma ora davanti a me c'è un uomo spaventato che mi parla solo della sua famiglia, dei suoi figli. Se lui, che dovrebbe sapere tutto di tutti, ha paura, mi fissa negli occhi. Ma a questo libro dovete proprio farlo. State molto attenti. All'altra. Voglio scrivere il libro, ma non è semplice. Negli ultimi anni mi è accaduto di tutto. Sono entrati 2 volte nell'ufficio e hanno rubato i computer. Hanno abbattuto il muro con i picconi per girare la porta blindata e perché non ci fossero dubbi hanno lasciato soldi e carte di credito sul tavolo. Quindi è arrivata una lettera minatoria. Se non la smettevo, l'intero palazzo sarebbe saltato in aria. Poi il messaggio lasciato in auto. E infine sono comparsi davanti alla porta di casa 2 brutti ceffi che volevano fare 4 chiacchiere con me. Ogni volta che in televisione e in radio parlavo dei mandanti delle violenze poliziesche, puntualmente facevano sentire la loro presenza. Tutto denunciato dall'avvocato Pesapia. Tutto archiviato senza alcuna seria indagine. Solo la proposta di una scorta. Una scorta della polizia. Per difendermi da chi? In che cosa fa paura questo libro? Non è il racconto dei fatti. Non fa paura se si dice che a Bolzaneto sono state torturate 100, 200, 300 persone. Questo puoi anche raccontarlo. Puoi anche mostrarlo in un film. Ci siamo abituati a tutto. Tutto è diventato normale. Siamo in Italia. Ma fai paura se racconti le responsabilità, i documenti, fai i nomi, vai a cercare testimoni, se racconti tutti i tentativi illegali che in 9 anni sono stati fatti per impedire lo svolgimento dei processi. Fai paura se raccontarli insieme a me e a Lorenzo con nomi e cognomi e anche il pubblico ministero Enrico Zucca che in questo libro svela tanti fatti che noi non potevamo sapere. Indietro non si può tornare. Stasera non si recita, si vive.
Ma che fanno? Che succede? I ragazzi sono tutti a mani alzate. Urlano, no violence, no violence. Eccoli, sono entrati, corrono, urlano. Sono poliziotti, urlano e picchiano. Calci, manganellate, sputi. I ragazzi sono a terra, in ginocchio. E loro picchiano, urlano. Questo è l'ultimo G8 che fate. Ne arrivano altri. Ora picchiano me. Mi riparo con le braccia. Alzo le ginocchia e metto le mani sopra la testa. E ora tornano. Uno con la camicia bianca alza il manganello. Non riesco quasi a muovermi. Un colpo, due, tre. È rabbia, è una specie di furore. La vita non si ferma. Calci, manganellate ai ragazzi a terra, indifesi, doloranti. Non piango. Non urlo. Non dico nulla. Mi hanno come spezzato. Non posso alzarmi. Non ce la faccio. Devo trascinarmi per terra fino alla parete. Genova, sabato 21 luglio 2001, ore 24, scuola Diaz Bertini, Lorenzo Guadagnucci, giornalista del Resto del Carlino. L'impunità è un trofeo da esibire davanti alle vittime, ai giudici, ai cittadini. Il medico Giacomo Toccafondi, coordinatore del servizio sanitario di Bolzaneto, è condannato in primo grado a 1 anno e 2 mesi. In appello si è fatta la prescrizione, ma il giudice lo obbliga a risarcire numerose parti civili. Per la Corte d'Appello, anziché lenire la sofferenza delle vittime e di altri reati, l'aggravò, agendo con particolare crudeltà su chi inerme ferito non era in grado di opporre alcuna difesa. Toccafondi continua a fare il medico. L'ordine dei medici non ha ritenuto nemmeno di sospenderlo. Nel 2010 gli è stato riconosciuto dall'ASL un significativo premio per il conseguimento degli obiettivi. O gestori di fondi sono diventati ministri di economia, delle finanze o capi delle rispettive banche centrali in Portogallo, Danimarca, Svezia, Lettonia e almeno 14 dei 27 paesi dell'Unione Europea. I tentacoli della Goldman Sachs arrivano ovunque. Capi di governo, commissari europei, ministri, presidenti di banche, compresa la Banca Mondiale. Ecco, noi siamo nelle mani di costoro che possiamo starne certi, continueranno ad agire bene, con competenza, producendo profitti per il bene comune di tutti, i loro cari e delle loro famiglie. L'eclisse, come sappiamo, rappresenta un momento di oscurità, è una sorta di metafora della fine del mondo, del tramonto di una civiltà dei diritti faticosamente conquistati nei secoli. Ma l'eclisse è anche un evento transitorio. La luce del sole poi torna. In Islanda un movimento popolare ha spazzato via il potere delle banche nazionalizzandole e arrestando i banchieri che hanno speculato sulla crisi, nel silenzio dei mass media del resto del mondo. Qualche bagliore lo stiamo già intravedendo. Migliaia di giovani indignati dalla Spagna allo Stretto occupano piazze, parchi e strade per manifestare la loro insofferenza al potere finanziario e alla politica che ha devastato il loro futuro. In Grecia un intero popolo si ribella ai diktat del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Centrale Europea. Da 20 anni, in Val Susa una popolazione resiste alla voracità del liberismo. Queste rivoluzioni produrranno il crollo dei santuari finanziari già messi sotto accusa dal popolo di Seattle e dalle moltitudini di Genova? Dipende anche da noi.